L'onorevole Del Mastro nelle Marche, oggi la visita al carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Il sottosegretario alla giustizia ha incontrato gli agenti della polizia penitenziaria. Inizieranno nel 2025 i lavori di consolidamento delle scogliere soffolte di Ponte Sasso a Fano. L'operazione verrà realizzata grazie all'impegno finanziario tra Comune e Regione. 3 giorni, oltre 2 chilometri e 130 bancarelle, ultimi preparativi per il ritorno della Fiera di San Bartolomeo a Fano. Successo per i fuochi pirotecnici al Paese dei Balocchi, tante famiglie hanno riempito il parco del quartiere Bellocchi, l'evento proseguirà fino a domenica sera. Alla Darsena Borghese di Fano, una mostra organizzata dall'Associazione Marinai d'Italia. Foto, video e testimonianze di un periodo drammatico della città di Fano, quelli della guerra fino alla liberazione del 27 agosto del 1944. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Si è svolta oggi la visita al carcere di Pesaro del sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Andrea Del Mastro. Durante l'incontro si è parlato del personale ma anche degli interventi necessari di edilizia penitenziaria. Il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove, questa mattina si è recato nelle Marche per incontrare gli agenti della polizia penitenziaria e la dirigenza della casa circondariale di Pesaro. Durante la visita, durata circa 2 ore e mezza, il deputato di Fratelli d'Italia ha raccontato l'attività portata avanti dal governo Meloni in termini di assunzioni e non solo. Nell'istituto penitenziario, ha detto Del Mastro, ho trovato consapevolezza e capacità di far fronte alle esigenze di sicurezza, ordine e legalità. Oltre 7.000 nuove assunzioni finanziate in 20 mesi, che è una cosa senza precedenti. Se avessero fatto altrettanto nel passato, oggi non parleremmo di carenza di organico di polizia penitenziaria, ma il sovraffollamento sarebbe proprio quello della polizia penitenziaria, così come l'acquisto di 10.250 scudi antisommossa, 10.250 caschi antisommossa, 20.000 guanti antitagli operativi per dare una dotazione organica degna di una forza di polizia, così come abbiamo discusso dei 255 milioni di edilizia penitenziaria investiti per recuperare 7.000 dei 10.000 posti detentivi. È da quando sono nato che c'è il problema del sovraffollamento, è da quando sono nato che mancano 10.000 posti detentivi. In 20 mesi il governo Meloni ha trovato le risorse per 255 milioni per recuperare 7.000 dei 10.000 posti detentivi che mancano. Il sovraffollamento si può affrontare con un piano di edilizia carceraria imponente e non con svuota carceri. Durante l'incontro, ha detto Del Mastro, sono stati affrontati i problemi atavici. Oggi, così come a Taranto circa una settimana fa, il sottosegretario alla giustizia non ha incontrato i detenuti. Il problema della sinistra è che non ha mai letto lei a sufficienza Pasolini quando invitava quei borghesi annoiati sessantottini rivoluzionari col portafoglio molto gonfio a destra e figli di papà a dire incontrate le forze dell'ordine, parlate con loro che sono figli del popolo, capite le loro esigenze e ascoltateli, così diceva Pasolini. Non lo hanno letto, io l'ho letto e sono orgoglioso di parlare con le forze dell'ordine, che sono figli del popolo. Per il carcere di Pesaro sono state indicate alcune necessità di interventi di edilizia penitenziaria, come l'automatizzazione dei cancelli per garantire maggiore sicurezza, necessario inoltre l'intervento sulla caserma. Ed è infatti uno dei grandi problemi dell'edilizia penitenziaria di questi ultimi 20 anni è che mai nessuno ha pensato alle caserme, cioè ai luoghi dove vengono acquartierati una ragazzina di Santa Maria Capuavetre del 184esimo corso che come primo ingresso guadagna 1.100 euro, che arriva a Pesaro, assegnata a Pesaro e che non ha un posto detentivo, una caserma a Concia e che deve con quei soli 1.100 euro trovarsi anche un affitto di mercato. Noi stiamo pensando a questo anche quando parliamo di edilizia penitenziaria, perché è il welfare per uomini e donne che vestono una divisa che sono i nostri dipendenti. Il sottosegretario alla giustizia ha chiuso la mattinata esprimendo cordoglio per la scomparsa di Felice Maurizio D'Ettore, garante nazionale dei detenuti. Buone notizie per le concessioni balneari di Ponte Sasso a Fano. La Regione e il Comune intervengono insieme per iniziare a difendere la costa dall'erosione. Ce ne parla Massimo Foghetti.
Sono anni che i concessionari di spiaggia di Ponte Sasso subiscono considerevoli danni dalla furia del mare, che in caso di cattivo tempo devasta le attrezzature di spiaggia ed erode larghi spazi di litorale. Da anni quindi si chiede che vengano riconsolidate le scogliere soffolte che a causa dei crolli non sono più in grado di smorzare la furia delle onde. Ora finalmente si passa all'azione, o meglio si preannuncia un intervento che almeno parzialmente salverà la situazione. Lo ha annunciato l'assessore regionale Stefano Aguzzi insieme al sindaco Luca Serfilippi. Davanti a Ponte Sasso vi sono 9 scogliere da consolidare per una spesa che supera i 14 milioni di euro. Grazie alla disponibilità di fondi governativi ne verranno rinforzate 3 per un costo di 4 milioni 200 mila euro, di cui 3 milioni 8 di fondi che giungono dal Ministero e il resto messo a disposizione dal Comune di Fano. Io ero stato stimolato dagli operatori proprio balneari di quel territorio ad un incontro, mi pare a inizio di questo anno, febbraio, dove si lamentavano fortemente di un'ulteriore mareggiata, eccetera. Partecipammo a quell'incontro insieme ai dirigenti della Regione Marche, prendemmo un po' atto della cosa che io però già conoscevo, ma non c'era allora alcun finanziamento, non c'era nulla di previsto su quel tratto di territorio, né alla Regione Marche era mai giunto un progetto, diciamo così, che richiedesse quel tipo di intervento. Ne prendemmo atto e prendemmo l'impegno. Il caso vuole, per questo dico anche inaspettatamente, che poche settimane dopo dal governo, dal Ministero, che ringrazio, arriva un finanziamento alla Regione Marche molto cospicuo di 38 milioni di euro mirato al dissesto idrogeologico. Io prendo atto di questo finanziamento, c'erano tante attività ovviamente da portare avanti in tutta la Regione Marche in questo settore, io mi permisi di chiedere al Ministero se una parte di quei fondi potessero anche essere rivolti alla difesa della costa. Il Ministero ci disse che doveva sì essere però una cifra molto bassa rispetto alla complessiva diciamo, cifra erogata. Deliberammo in giunta regionale, proprio una delibera che inviamo al Ministero, che avremmo impegnato non più del 10% di quella cifra per la difesa della costa. Il Ministero la accettò. Io personalmente in quel momento chiesi al Comune di Fano, ai tecnici del Comune di Fano, di redigere velocemente un progetto di massima che riguardasse uno stralcio di 4 milioni. Nel giro di poche settimane questo stralcio arrivò ed era di 4 milioni e 2. Lo inviamo al Ministero e il Ministero ci disse che non andava bene perché noi avevamo indicato massimo il 10%, quindi 3 milioni e 8. 4 milioni e 2 ne mancava un pezzo. Richiamai il Comune di Fano direttamente e gli chiesi di fare una lettera alla Regione Marche di impegno a copartecipare per la cifra mancante, che era 300 e qualcosa che mancavano. Questa lettera arrivò, la girammo al Ministero insieme alla nostra delibera e insieme al progetto di massima, il che è stato inserito nella piattaforma Rendis ed è insieme ad altri 8 interventi approvati, i fondi arriveranno a inizio del prossimo anno. E quindi quando vedremo gli operai al lavoro? Allora, per essere onesti, io deduco che per il 2025... stagione balneare non è possibile attivare questo tipo di intervento, anche perché è un intervento molto complesso, molto difficile. Io voglio pensare che i lavori potrebbero realisticamente partire nella fase autunnale del 2025 ed essere conclusi per appunto l'estate invece dell'anno successivo, quella del 2026. A Pesaro nella giornata di ieri sono terminati gli ultimi interventi dei vigili del fuoco inerenti alla forte pioggia che ha colpito la città nella notte tra lunedì e martedì. In particolare nelle zone più colpite sono stati rimossi rami e alberi pericolanti dalla sede stradale. Per fare fronte alla crisi idrica che sta colpendo il pesarese si continueranno ad usare le acque del Pozzo Burano ma con una portata minore e quanto ha stabilito questa mattina il Comitato Provinciale di Protezione Civile di Pesaro e Urbino convocato dalla Regione Marche insieme al prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco. Come già spiegato nelle settimane precedenti, dice l'assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi, teniamo costantemente
costantemente sotto controllo l'andamento della crisi idrica nel pesarese. Il fiume Metauro, da cui deriva l'approvvigionamento dell'acqua durante l'anno, si trova in una forte sofferenza e ha richiesto il 7 agosto scorso la messa in funzione del pozzo del Burano, che getta acqua nel fiume a monte per 300 litri al secondo. Visto il miglioramento della situazione, purtroppo non dovuto alle piogge nelle quali invece speravamo, conclude l'assessore Aguzzi, abbiamo deciso di mantenere aperto il pozzo pur con una piccola riduzione della portata, che da 300 litri passa a 250. In attesa di novità, la prossima riunione del comitato è già fissata per giovedì 29 agosto. Cambiamo argomento. Dino Zacchilli, Gabriele Baldelli e Luciano De Santis hanno fatto chiarezza sulla lettera inviata al sindaco Ser Filippi riguardante i lavori di riqualificazione di piazza Andrea Costa a Fano. Sentiamo. Alla luce di quanto in questi giorni è stato detto e scritto anche relativamente alla nostra iniziativa di appellarci al sindaco per una maggiore attenzione al cantiere di Piazza Andrea Costa, vogliamo ribadire alcune cose, precisare alcune cose velocemente. Uno, che chi ha sottoscritto la lettera chiede sostanzialmente una cosa, di realizzare un'indagine archeologica completa e approfondita su tutta l'area di Piazza Andrea Costa, magari per stringere i tempi anche mettendo più maestranze e più archeologi. Perché questo? Perché è un'occasione storica per andare a vedere il tessuto, diciamo così, di questo luogo centralissimo della Fano antica, il cuore di Fano Fortune, a cominciare soprattutto dal cardo massimo, che sarebbe importantissimo riuscire a stabilire se c'è e dov'è. E quindi noi facciamo una sollecitazione all'amministrazione, perché siamo fiduciosi che si possa realizzare questa indagine, ricordando comunque che la tutela del, innanzitutto, che il centro storico di Fano è di per sé un sito archeologico, perché quando si dice noi facciamo una riqualificazione di una piazza, non ci occupiamo d'altro, in realtà si sta facendo una riqualificazione su un sito archeologico, quindi bisogna tenerlo conto. E la tutela del patrimonio archeologico, del patrimonio culturale in generale, ma di quello archeologico anche interrato, è un dovere costituzionale sia dello Stato che degli enti locali. Quindi noi vogliamo solo questo, non vogliamo cacciare nessuno, non amiamo i conflitti che magari qualcuno preferisce alimentare. Chiediamo solo ascolto, attenzione, nell'interesse di tutti, perché dovrebbe essere interesse anche dell'amministrazione comunale, andare a vedere esattamente che cosa c'è in questo spazio. Nel prossimo servizio, curato da Filippo Pucci, andiamo a vedere tutte le novità, viabilità e le informazioni per quanto riguarda la fiera di San Bartolomeo in zona Mare a Fano. Le bancarelle saranno operative dalle 8:30 del mattino fino alla mezzanotte. Vediamo. Valori, radici e tradizione si rinnovano dal 24 al 26 agosto in occasione della tradizionale fiera di San Bartolomeo a Fano, l'appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo. Oltre 2 chilometri di bancarelle costeggeranno il mare, offrendo ai presenti una passeggiata unica tra tradizione e innovazione. Confermato anche per questa edizione il percorso sperimentato lo scorso anno, che vedrà coinvolte la zona di Sassonia e quella del Lido. A collegare le due estremità sarà il ponte sul Porto Canale. La fiera si estenderà dall'ex anfiteatro Rastatt fino al Largo Seneca del Lido. La novità di quest'anno è quella del mercato artigianale, per dare la possibilità ai produttori locali di esporre i propri prodotti e di venderli. Quindi sarà ubicato, diciamo, in Viale Simonetti, quindi la fiera sarà allungata appunto dalle postazioni del mercato artigianale. Per il resto la fiera ripercorre la sperimentazione dello scorso anno, che ha avuto, diciamo, più note positive che negative,
quindi abbiamo prorogato la via sperimentale anche per quest'anno, complice anche il poco tempo con il cambio di amministrazione che c'è stato di poter organizzare anche cose diverse, ma è un percorso che abbiamo visto che ha soddisfatto di più, quindi lo riproponiamo. Abbiamo distribuito meglio le aree food, ad oggi ci sono 131 posti fissi che sono stati già occupati dai commercianti e gli altri saranno assegnati durante i giorni della fiera come previsto dal regolamento e quindi si arriverà fino ad avere 170 postazioni. Alla terza struttura della Sassonia ci sarà la Fiera Franca dei Bambini organizzata dall'assessorato della mia collega Manocchi, quindi quello della città dei bambini, e dalle 14.30 alle 20 i bambini avranno la possibilità di avere 30 postazioni in cui potranno scambiare, barattare i giochi, i libri e altre cose di loro proprietà e interagire, relazionarsi con gli altri bambini della città o con anche i turisti che sono presenti appunto in città in questo periodo. Per quanto riguarda la viabilità, durante lo svolgimento dell'evento sarà istituito il divieto di transito e di sosta su tutto il percorso della fiera, compresi i parcheggi laterali e vie di collegamento tra Viale Dante Alighieri e Viale Adriatico nei tratti interessati dalla manifestazione. I sensi di marcia nelle vie limitrofe rimarranno invariati, ad eccezione di Via Caduti del Mare nel tratto compreso tra Via della Marina e Via Nazario Sauro, che verrà invertito con direzione di marcia Ancona-Pesaro, e Viale nel tratto compreso tra Viale Adriatico e Viale Dante Alighieri, che verrà trasformato in senso unico con direzione di marcia Mare Monte. Ieri Bellocchi di Fano è stata invasa da centinaia di persone per il ritorno del paese dei balocchi. Tante le attrazioni per i bambini con il suggestivo spettacolo pirotecnico musicale a fine serata. C'era la balena, la casa della fata turchina, il campo dei miracoli, Lucignolo Sparaballe e poi Mangiafuoco, il gatto e la volpe, Geppetto e infine Pinocchio. Parco Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano è stato preso subito d'assalto ieri sera da tante famiglie per il ritorno, dopo il brutto tempo, del Paese dei Balocchi, la manifestazione dedicata ai più piccoli con tante attrazioni, giochi e divertimento che ripercorre una delle favole più belle e famose, la storia del burattino di Carlo Collodi. La serata di ieri è stata contraddistinta dallo spettacolo pirotecnico musicale che ha attirato in tutta l'area centinaia di persone, un viaggio intenso e coinvolgente grazie ai giochi d'acqua, proiezioni e l'esibizione delle ballerine. C'era un po' di preoccupazione perché sospendere le manifestazioni e poi ripartire qualche giorno dopo non è proprio semplice, però la risposta della gente è stata intensa, ormai si aspetta questo spettacolo finale, che di solito è finale ma questa volta è iniziale, e la partecipazione è stata importantissima, notevole, significativa, ma soprattutto anche altre cose hanno interessato. Cioè in quel palco prima si è parlato di sanità e poi dopo un'ora c'erano i fuochi artificiali, quindi la bellezza del Paese Blocco è questo, è proprio parlare di far divertire i bambini, gli adulti, parlare di cose anche importanti e poi guardare uno spettacolo come quello che ha preparato la Khmera Show, che è veramente emozionante e ha toccato il tema di quest'anno e l'ha sviluppato con luci, fuoco e acqua. Quest'anno, come dicevo, i fuochi e lo spettacolo pirotecnico musicale è avvenuto prima, nel secondo giorno, ce ne sono ancora due di giorni impegnativi, belli e altrettanto ricchi di attività, di giochi, di spettacoli, musica, e quindi vi aspettiamo al Paese dei Balocchi. Invariati gli appuntamenti che si ripeteranno questa sera e domani, venerdì 23 agosto, tra musica, approfondimenti, talk show e laboratori per grandi e bambini. E ora apriamo la pagina dedicata alle segnalazioni. Un telespettatore tramite un video ci mostra la situazione dei giardini di Via del Perugino a Fano. Nonostante le segnalazioni fatte, dice il telespettatore, nel verde sono presenti alcuni escrementi di animali che rendono difficile il passeggio.
Andiamo avanti con queste fotografie che ritraggono gli stalli delle biciclette semidistrutti di fronte alla Basilica di San Paterniano. Siamo sempre a Fano. Evidentemente, scrive il segnalatore, gli stalli non sono graditi a quanti, in barba ai divieti, parcheggiano auto e furgoni in divieto. E l'ultimo video che vi mostriamo, tra l'altro molto curioso, girato da un nostro reporter di strada, ritrae uno scoiattolo che si aggira per le vie del centro storico di Fano. Ieri sera la Darsena Borghese di Fano è stata inaugurata nello spazio espositivo una mostra dedicata agli 80 anni della liberazione di Fano. Il servizio è di Cristiana Guerra. Fano, memorie dell'ultimo anno di guerra a 80 anni dalla liberazione. È il titolo della mostra organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia che si è aperta mercoledì 21 agosto nei locali della Darsena Borghese di Fano. Tante le foto che mostrano i ricordi dell'epoca, aerei, carri armati, case distrutte, segno dell'invasione delle truppe tedesche nel territorio. Una sola data è rimasta impressa nei racconti riportati dai più anziani, quella del 27 agosto 1944, giorno in cui le truppe polacche liberarono la città. Per ricordare il giorno della liberazione, Fano intitolò anche diverse strade, quella di via 27 agosto, che collega via Roma con via 4 novembre, via Divisione Carpazzi a Sant'Orso e via Brigata Maiella a Centinarola, per ricordare i patrioti volontari abruzzesi di una delle prime formazioni partigiane italiane, decorata con medaglia d'oro al valore militare. L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Fano ha organizzato una mostra inerente a che cosa? Inerente, tramite immagini e testi, la liberazione avvenuta 80 anni fa, la città di Fano, liberazione dall'occupazione nazifascista. Chi entrerà a vedere la nostra mostra si accorgerà degli avvenimenti che hanno preceduto e sono succeduti alla liberazione. Conosceranno dei personaggi che sono stati fondamentali nella vita della città di Fano e ne hanno permesso la rinascita. Fino a quando è possibile vedere questa mostra? La mostra è iniziata ieri 21 e terminerà il 28. La documentazione è stata ottenuta grazie allo studio del Bianco e alla raccolta di testi reperibili presso la Federiciana di Fano. Alle sue spalle un ricco programma. Sì, questo è il programma che ha organizzato il Comune di Fano e a cui noi abbiamo aggiunto la nostra iniziativa. Paolo Alberto, alle sue spalle delle foto che avete ritrovato, quanto è stato difficile ritrovare questa documentazione? È un lavoro che è andato avanti anni e ancora va avanti. Fortunatamente nuovo materiale emerge sempre che ci dà la possibilità di ricostruire in maniera più precisa la storia della nostra città. In questo caso stiamo parlando appunto del passaggio del fronte avvenuto 80 anni fa, uno dei periodi più drammatici che la nostra città ha sicuramente vissuto, un periodo fatto di purtroppo morte, distruzione, saccheggi, ma che poi, una volta passata la tempesta, ha dato anche la possibilità ai nostri concittadini di provare a sognare un mondo migliore. Il 28 c'è un importante evento, di che cosa si tratta? Nell'ambito delle manifestazioni organizzate proprio per celebrare questo importante anniversario verrà proiettato qui alla Darsena Borghese un estratto del filmato realizzato da Gastone Mazzanti e da me dal titolo Fano 1935-1945, che in origine ha una durata di 4 ore e mezza poiché è suddiviso in 6 puntate. Qui faremo una sintesi di circa 1 ora e mezza e daremo così la possibilità per chi non l'ha visto di ascoltare dalla viva voce dei testimoni quei drammatici eventi. Ad oggi il ricordo dello storico fanese Alberto Berardi, che riportava su un giornale le parole della mamma, che alla domanda che cosa provarono in quella giornata del 27 agosto 1944 rispondeva sempre nella stessa maniera: ti par niente? Non avevamo più paura. Siamo giunti al termine del telegiornale, dopo di noi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.